Non si conoscono, non hanno mai giocato contro, quindi può arrivare anche un pochino di effetto sorpresa. Vediamo adesso le formazioni, anche le scelte, perché c'è un po' di curiosità. Insa conferma Ronaldinho con Ronaldo, il fenomeno, quindi due brasiliani davanti perché non c'è Ruud Gullit. Formazione classica per Loris, sembra molto l'idea di Giovi, quindi Chiellini presente, probabilmente si abbasserà in difesa. Quindi ci aspettiamo probabilmente anche in questo caso da parte di Lori un 5-3-2, vedremo se cambierà qualcosa all'inizio gara, perché già lo vediamo, 5 difensori. 5 difensori, quindi ha studiato dal proprio capitano. Vediamo Insa se saprà affrontare. Prima Fabulous ci ha fatto vedere come il rombo possa andare a dar fastidio al 5-3-2. Vedremo se il 4-2-3-1 di Nicolò otterrà gli stessi risultati oppure no. Ronaldinho, N'Golo Kanté, Desailly, pallone allargato a metà tra El Shaarawy e Cuadrado, è un pallone regalato alla Fiorentina. Primo pallone già gestito dalla Fiorentina, un po' di difficoltà di Nicolò per cercare spazi, non è mai bello iniziare subito con una palla persa così banale. Ronaldo, va dentro per Irving Lozano, Chiellini. Hullet, Lozano, ancora per Hullet, un inserimento centrale da parte di Cristiano che calcia con il sinistro, si allunga in calcio d'angolo Donnarumma, prima grande occasione di questa gara, intanto traversone sul primo palo, ancora Donnarumma trovare il calcio d'angolo, come al solito attenzione al movimento di Cristiano Ronaldo, stavolta si opta per una soluzione differente sul secondo palo, alla fine la palla viene recuperata dall'Atalanta. Con Ronaldo che prova ad allargarsi sulla sinistra, attenzione alla possibile imbucata. Ronaldo trova il pertugio per Cristiano, può andare dentro l'area. Cristiano fino in fondo col sinistro. Cristiano! E arriva il gol dell'1-0 da parte dell'Atalanta con la ripartenza perfetta. Cinico, Insa davanti la porta avversaria. E al decimo minuto cambia risultato. È avanti la Dea, ma da dove nasce tutto? Nasce tutto da un calcio d'angolo in favore della Fiorentina. Esperienza qua di Nicolò che ha saputo soffrire e poi ha riguadagnato la palla. Hai visto come ha chiamato lo scatto di Cristiano Ronaldo che si è involato. Errore, secondo me, un pochino banale per il player della Fiorentina, perché dopo 10 minuti non puoi farti sorprendere così facilmente da un filtrante e adesso è costretto a inseguire. Partita che si è messa sui binari giusti per la squadra nero-azzurra. Pira, Chiellini, Cuadrado, Chiellini, dentro per Ronaldo, deve riniziare però da Giorgio Chiellini, Hullet, Vieira, Chiellini, Cuadrado, dentro ancora a cercare Chiellini, adesso Vieira, Desailly, pallone allargato dove c'è Theo Hernandez che prova subito ad accelerare, rimpallo lo favorisce, rinizia da Desailly, Vieira, Cuadrado, possesso palla infinito da parte di Lori che adesso prova ad accendersi. Ronaldo cerca l'imbucata dentro, ancora però il pallone nei piedi dei giocatori della Viola. Ronaldo, Ribéry, limite dell'area, si gira il francese a cercare Hullet, ancora Ribéry, Chiellini, Ribéry, aspetta il momento giusto per cercare la verticalizzazione, per provare a fare male. Cristiano Ronaldo, limite dell'area, guadagna però terreno adesso Lori, ma viene rimontato da Cuadrado, attenzione alla ripartenza e all'inserimento là davanti da parte di Ronaldo, se n'è andato Cuadrado, tanti spazi là davanti, Ronaldinho, Ronaldo, forse qua perde l'attimo, Insa, c'era una prateria là davanti, non l'ha sfruttata, Vieira, Ronaldinho, limite dell'area, prova a girarsi ancora Ronaldinho, cerca di allungarsi il pallone, sempre Ronaldinho, la tiene il pallone forte nel mezzo, alla fine riesce a ripartire e a far suo il pallone la Viola, ma forse un Insa che ha cercato, ha gestito troppo il pallone. Sì, poteva fare meglio. Non sono convintissimo della scelta di Lloris di Chiellini, che lo vediamo spesso alto a centrocampo. Non sembra essere la scelta più classica. Di solito siamo abituati a vedere Chiellini qualche metro più indietro, però vedremo se pagherà nel continuo della partita. Qua R9 stava facendo un numero
spaventoso. Voglio chiudere con un appunto su Nicolò, perché guarda come ha cercato il cross, così come ha fatto Giovi nei match precedenti. L'idea di Insa potrebbe essere: vado sulla fascia destra, vado a crossare per Ronaldo, che se prima è riuscito a segnare sulla testa di Theo Hernandez, immagina sulla testa del povero Cuadrado. Dalò, El Shaarawy, Vieira, El Shaarawy, adesso Ronaldo, inizia da Patrick Vieira, Cuadrado ancora per il francese, inserimento sempre da parte delle punte dell'Atalanta, Ronaldinho, El Shaarawy cerca di chiudere il triangolo, pallone troppo lungo, viene fermato da Donnarumma, si cercano azioni complicate, si cerca però imprevedibilità là davanti. Sì, questa era un'azione abbastanza complicata. Lo stile di gioco comunque di Insa, fatto di tante skill, può dar fastidio all'avversario, che comunque l'Oryx, dopo il primo impatto già nell'azione precedente, aveva dimostrato di potersi far vedere in avanti. Deve riuscire a guadagnare metri, perché guarda come bassa comunque la squadra di Colò, quanta poca distanza ci sia tra i reparti. Hai visto, messo subito in fuorigioco, molto ben schierata l'Atalanta in questo match. Adesso riparte dopo aver guadagnato il possesso di palla. El Shaarawy, Ronaldinho, Ronaldo, ancora Ronaldinho, Rajan Nainggolan, Vieira, viene incontro Stefan El Shaarawy, visto il servito, Nainggolan, Ronaldo, cercare lo scambio là davanti con Ronaldo il fenomeno, che cerca di andarsene con la giocata, fermato in qualche modo da Chiellini. Qui arriva un intervento regolare secondo il direttore di gara, si continua a giocare. La palla però in possesso di Lore. Hernandez, Collit, Ribery, Cristiano Ronaldo. Aspetta il movimento là davanti da parte di Ronaldo il fenomeno. Non era male l'idea, forse pallone troppo largo. Pallone troppo largo, ma un pelo sempre di fretta quando non serve per fare occasioni pericolose. Per creare occasioni devi far salire la squadra. Se non alzi il baricentro, se non porti tanti uomini nella metà campo offensiva, diventa vita facile per le difese che, parliamoci chiaro, quella di Insa ha sofferto pochissimo in questa prima frazione. Manca tanto l'attacco da parte di Lori, non riesce a portare tanti effettivi nella zona avanzata di campo, probabilmente forse anche qualche cambio di modulo potrebbe portare a una soluzione differente. Sì, forse potrebbe provare a cambiare modulo, sono consapevole secondo me che Insa adesso proverà a ripartire, cioè se già in questa prima frazione è riuscito a trovare la via del gol con una grande ripartenza, adesso più passeranno i minuti, più si abbasserà e più cercherà di sfruttare la velocità dei suoi attacchi. Vedremo se l'Oryx riuscirà a trovare il gol subito, potrebbe cambiare la partita. Più passano i minuti, più la partita verrà indirizzata verso Insa. Qui intanto un avvio rischioso di ripresa. Alla fine la Fiorentina riesce ad uscirne. Ronaldo prova ad allungare la falcata sulla destra e cerca l'imbucata. Posizione era regolare di Cristiano Ronaldo, che sarebbe trovato tu per tu contro il portiere di Insa. Veramente per pochissimo, non ha trovato una grande idea. Hullet, Vieira, Ribery, ancora lo scambio con Vieira. Lozano, si ferma il messicano, la gira per Ribery. Hullet, Vieira, dentro per Cristiano Ronaldo, vediamo se punta l'uomo, prova a girarsi ancora Cristiano Ronaldo, spalle alla porta e si gira Ronaldo fino in fondo, Ronaldo ancora le giocate da parte del portoghese, alla fine esagera e viene rimontato da Patrick Vieira, adesso Insa può ripartire. Si è un po' perso, sembrava un cambio di modulo qui, perché visto quanta densità in mezzo aveva il buon Lorix, si è un po' perso sul più bello, perché lì forse con Ronaldo poteva cercare un tunnel direzionale, poteva cercare di allungarsi il pallone e andare a concludere, un po' timido in avanti, deve diventare più determinato. Chiellini, Cuadrado, la tiene ancora il numero 5 della Viola, Vieira, Desail, Hernandez, Lozano, viene chiuso, fermato, adesso può ripartire Insa, ma
brutta palla persa, soprattutto in una zona di campo dove non devi mai perdere il pallone. Sì, quello è un pallone perso in maniera anche abbastanza banale, ha cercato un dribbling di troppo con Lozano, lì è difficile saltare l'uomo e anche saltandolo non guadagni chissà che vantaggio, meglio far girare il pallone, meglio far salire piano piano tutta la squadra, e lì Insa poi però non riesce a ripartire. Questo può essere un problema sul lungo periodo, perché se ti fai schiacciare, se continui a dare il pallone all'avversario, prima o poi il gol rischi di prenderlo. Ribéry, limite dell'area, prova a girarsi il francese, ancora Ribéry, gioco di gambe, Ribéry si gira, cerca il pallone dentro, non era male, però pallone troppo lungo, esce troppo forte dal piede del francese. Un Lloris che però inizia a far intravedere situazioni interessanti là davanti. Sì, ha cambiato modulo, potete vedere, 4-3-1-2, quindi ha cercato di portare più uomini in mezzo per dar fastidio tra le linee alla coppia di mediani di Insa, Nainggolan Vieira, che spesso sono presi in mezzo proprio dalla posizione di Ribéry, che qui ha servito male Ronaldo. Forse poteva fare qualcosa di più, da un giocatore della sua classe quei passaggi lì ce li aspettiamo. Arrivano i primi cambi quando ormai siamo a mezz'ora dalla fine. Cambio classico per quanto riguarda l'Atalanta. Dentro Dijan Kulusevski, fuori al Sharawi. Hernández, Kulusevski, Hernández, Desail. Adesso deve anche salire con il pressing qua, allora provare a recuperare, lo fa splendidamente con Kulusevski, dentro l'area Kulusevski col mancino, il gol dell'1-1 da parte della Viola, segna Dejan Kulusevski, ma su un errore in fase di impostazione di Insa. Errore gravissimo qui, a volte è meglio mandare via il pallone, soprattutto quando schieri uno come CR7 in fascia. Se lo metti lì devi per forza cercare le sue sponde di testa, quindi a volte è meglio buttare via il pallone piuttosto che rischiare di perderlo qui. Ma voglio fare i complimenti a Lloris, perché non ha passato il pallone con Kulusevski, ha cercato la conclusione, scelta corretta, premiata 1-1. Ronaldo va dentro a cercare Cristiano, si ferma elastico, prova ad andarsene, vince il rimpallo ancora Cristiano Ronaldo, fine, sarà calcio d'angolo. Adesso attenzione a Cristiano dentro l'area, vediamo se si opterà proprio per il portoghese, ci va sul secondo palo, per poco non trova proprio Cristiano Ronaldo, però il pallone ancora nei piedi dei giocatori della Dea. Ronaldo cerca lì il duello per andarsene, fermato da Teo Hernandez, e sarà ancora corner. Occhio al secondo palo, perché quello sembrava uno schema e potrebbe riproporlo anche in questa situazione. Attenzione alle palle inattive. Pronto Dejan Kulusevski, si avvicina a Ronaldinho a giocarla vicino, si va sempre sul secondo palo, smanaccia via, e qua arriva una pausa tattica, mancano 20 minuti, risultato di pareggio 1-1, devono cercare di riordinare le idee per questi ultimi 20 minuti. Devono riordinare le idee, ma torniamo indietro, guardiamo la classifica, Insa deve fare di più in attacco, perché ormai il cronometro corre, se a Lloris ormai sta giocando per la gloria, perché comunque è un ragazzo draftato e alla sua prima partita in questa Serie A team e vuole mettersi in mostra. Insa sta giocando per i tre punti che sono fondamentali per il proseguo del torneo della sua squadra, quindi mi aspetto un atteggiamento più offensivo, perché tra pareggio e sconfitta cambia poco. Ti aspetti anche di vedere magari un pressing in questi ultimi 20 minuti dove Insa proverà e cercherà di portarsi a casa la vittoria. Lozano, Ronaldo, Desailà tiene e rinizia da Patrick Vieira, Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo la tiene, poi Cuadrado tocca solo per un istante, ancora Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski dentro per Ronaldo il fenomeno, spalla alla porta, vediamo se si gira, lo fa, arriva Colletta, riesce a recuperare splendidamente e adesso Lloris può distendersi in contropiede, non cerca però la verticalizzazione, si era inserito con i tempi giusti Cristiano Ronaldo. Kulusevski non ha cercato il pallone complicato, ma qui intanto la recupera ancora Insa, che ha spazio sulla destra con Irving Lozano, il traversone dentro l'area, pallone che viene allontanato. Sì, ci stanno questi traversoni, questi cross, però bisogna anche leggere, vedere chi c'è dentro l'area a riempirla.
Sì, c'era Ronaldinho che non è proprio il colpitore di testa più forte del gioco. Aveva senso cercare il cross, però magari un cross a palombella sul secondo dove poteva arrivare Ronaldo. Comunque non deve avere troppa fretta, c'è ancora 10 minuti per cercare il gol, deve far girare il pallone, magari deve mettere la skill al momento giusto, è capace di farlo, lo deve fare ora. Intanto Kulusevski dentro per Ronaldo col sinistro e arriva a un'ottima posizione da parte di Donnarumma, che tiene ancora in piedi questo pareggio. Grande idea da parte di Lori, che è arrivato dentro l'area, calcia subito col sinistro, poi alla fine si oppone il portiere italiano. Però attenzione qui dall'altra parte con Lozano, sembra essersi accesa improvvisamente la partita per questi ultimi minuti. Ronaldo dentro dove c'è Ronaldinho, ancora a cercare Ronaldo, la palla rimane lì sempre Ronaldinho, serie di giochi di gambe, viene però fermato dalla difesa viola, che adesso può ripartire in contropiede senza pensarci troppo. Pallone complicato, ma in qualche modo arriva per Kulusevski, viene però qua fermato dopo il twill Lorix, che adesso deve concedere una nuova trama offensiva all'avversario. Alla fine arriva Vieira che ferma tutto. Qua bravissimo comunque Lorix in fase difensiva a staccarsi quel tanto che basta per riuscire a recuperare il pallone, quindi non concedere il tiro ma non essere vittima delle skill di Insa. Bravo Lorix. Adesso il dentro per Juan Cuadrado, il pallone a rimorchio, il colpo di testa, il miracolo! Cosa è andato a prendere sulla linea di porta? Che intervento da parte del portiere della Viola! Parata irreale, prima avevamo commentato la parata con i piedi di Donnarumma da parte di Insa, qui parata direi della giornata. Questo è l'ultimo match, credo non vedremo altre parate di questo livello, forse neanche nell'intero torneo, Marco. Parata strepitosa, ma ancora due minuti da vivere. Pallone recuperato dalla Fiorentina, che probabilmente avrà l'ultima occasione. Chiellini, Desail la vuole tenere lì. Pallone che viene allontanato sulla destra dove c'è Cuadrado. Il colpo di testa finisce qua la gara. Risultato di parità 1-1. Un risultato che per quello che abbiamo visto ci può anche stare, ma Insa avrà tantissimo da recriminare.